tutti e benvenuti a Pergusa. E dopo il Carras, Pergusa, ma Imola, Monza, Misano, Hockenheim, Maria. Hai ragione, no, per noi aristicamente svantaggiati, Pergusa è un altro disastro. Però bisogna dire che un'altra pista come questa, dove tirare il collo a 7 moto con un totale di oltre 1400 cavalli e una vagonata di chilogrammetri di coppia, non la troviamo dietro l'angolo, quindi abbiamo pensato di accettare il gentilissimo invito dei nostri amici di Pirelli. Che fatica, eh? Che fatica, un lavoro ingrato, delle cui gomme vi parleremo in un altro video, e venire qua a scannare le 7 supersportive 2019. Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha. Dimenticate qualcuna? No, le dette giuste. Dette giuste. E vedere come si comportano, a raccontarvi nel dettaglio qual è quella più adatta al vostro stile di guida, ai vostri gusti, alle vostre preferenze, e naturalmente lo sappiamo, che aspettate anche quella che gira più veloce su questo circuito. Ma al tempo, per ogni cosa c'è un momento, quindi prima di portarvi in pista con noi a farvi vedere e a raccontarvi come vanno, vi raccontiamo come sono fatte. Andiamo! Aprilia RSV4 RF1100. Quando i progetti nascono bene, si vede. La Superbike Aprilia è arrivata nel 2009, ma da allora non si è mai allontanata dalle posizioni di vertice, grazie a una costante evoluzione che non ha mai snaturato i principi iniziali. Grazie al suo V4 è compatta, reattiva, agile e ora anche potentissima. Da sempre una vera moto da corsa targata, regolabile in ogni minimo dettaglio, pensata prima di tutto per le corse, con dotazione elettronica da riferimento e ora anche con una potenza al vertice della categoria. In questa versione 2019 cresce nella cilindrata per pareggiare il conto con la concorrenza italiana, 1078 cc con alesaggio di 81 mm contro i 78 della versione precedente e tanti aggiornamenti alla termica che regalano 217 cavalli a 13.200 giri e ben 122 Nm di coppia a 11.000 giri. La ciclistica cambia poco, quasi solo nelle tarature di dettaglio, per un peso che non arriva a 200 kg in ordine di marcia. Arrivano anche le pinze Brembo Stilema con i convogliatori di raffreddamento in fibra di carbonio, ma soprattutto le appendici aerodinamiche prelevate pari pari dalla RSGP di Giannone ed Espargarò. Costa 25.199 euro. Dieci anni dopo quella pazzesca prima versione che ha cambiato per sempre il mondo delle supersportive, raggiungendo e abbattendo per prima il muro psicologico di 200 cavalli, la BMW S1000 RR si rinnova completamente. Il motore continua a rispettare i vincoli agonistici con i suoi 999 cm cubi, ma guadagna la fasatura variabile shift cam che le permette di tirare fuori 207 cavalli a 13.500 giri, con 113 Nm di coppia a 11.000. Al suo interno ci sono sterivalvole e cavi, aspirazione con cornetti a lunghezza variabile e un'elettronica ancora aggiornata con tante funzionalità per renderla più performante su strada e in pista. Anche la ciclistica viene rivoltata come un calzino, con un telaio che ora sfrutta il motore come elemento stressato. Leggerissima, agile e compatta come non è mai stata, la nuova S1000 RR ferma la bilancia a 197 kg in ordine di marcia e porta a debutto le nuove sospensioni semiattive con sconfinamenti nell'attivo DDC Next Generation. E poi c'è un catalogo M che permette di renderla ancora più leggera e performante. Il listino parte da 19.950 euro, ma la full optional, con tanto di cerchi in carbonio e peso che scende a 193,5 kg, arriva a 25.150 euro. Ha posto fine alla dinastia di bicilindriche Ducati Superbike, portando su strada un propulsore quadricilindrico a V mai così vicino a quello della MotoGP di Borgo Panigale. Il suo V4 da 1103 cm cubici, anche per lei all'esagio da 81 come in MotoGP, eroga 214 cavalli a 13.000 giri e 124 Nm a 10.000. Albero controrotante, elettronica allo stato dell'arte, praticamente quella della superleggera ancora più affinata, le hanno permesso di risultare la più veloce nella nostra comparativa dello scorso anno in Spagna. La ciclistica rimane fedele alla maniacale in corsa alla leggerezza di Ducati, con motore portante e telaio perimetrale front frame, telaietto reggisella e forcellone monobraccio in lega d'alluminio. Le sospensioni sono le Ohlins Smart EC 2.0 semiattive. È appunto la più leggera del gruppo nella versione senza optional, con i suoi 195 kg in ordine di marcia, ma è anche la più costosa. Per la S si spendono 27.890 euro. Se la volete in versione corse come quella che vedete, però ce ne vogliono 29.990.
Arrivata nel 2017, l'ultima edizione della Fireblade ha mantenuto la sua filosofia Total Control, che da sempre la distingue, ma con una profonda rivisitazione ciclistica, motore ed elettronica. Il suo 4 cilindri in linea guadagna in potenza, pur non arrivando a sfidare la concorrenza europea sul piano delle prestazioni pure. Sono 192 cavalli erogati a 13.000 giri, mentre la coppia massima di 116 Nm arriva a 2.000 giri prima. Per il 2019 arriva un'elettronica molto più raffinata e migliorata, cambia il controllo di trazione HSTC con un funzionamento più efficace nell'uso estremo. L'antimpennata si svincola finalmente dalla taratura del controllo di trazione e il comando dell'acceleratore cambia la sua risposta in apertura e chiusura. Il telaio è stato completamente rivisto e in questa versione SP ci sono serbatoio in titanio, le sospensioni semiattivi Ohlins e l'impianto frenante Brembo con pinze monoblocco. Il tutto definisce una moto leggerissima anche grazie all'omologazione monoposto che le permette di risparmiare qualcosa nel traietto posteriore in termini di peso, con un comportamento equilibrato ed affidabile nella ciclistica. In questa versione SP, la Honda CBR 1000RR Fireblade costa 23.790 euro. Si dimostra ancora più adatta all'uso in pista grazie all'ABS meno intrusivo. Era infatti questo l'aspetto che l'aveva penalizzata maggiormente nella nostra precedente comparativa. Vince il mondiale Superbike negli ultimi 4 anni, la Kawasaki Ninja ZX10RR è sostanzialmente una homologation special, realizzata in soli 500 esemplari, partendo dalla versione base, per renderla ancora più adatta al regolamento del mondiale Superbike e alle varie gare stock. La Ninja 2019 è stata aggiornata con un nuovo comando della distribuzione con bilancieri a dito invece dei bicchierini precedenti, definendo camere di scoppio più compatte e la possibilità di girare più in alto. Come la RR degli anni precedenti, anche sulla Ninja 2019 il motore è più potente rispetto alla versione base, con 204 cavalli invece di 203. Merito anche delle bielle Punkle in titanio, più leggere di 400 grammi e che consentono al motore di erogare la potenza massima ben 600 giri in più rispetto alla versione standard. Dal punto di vista della ciclistica si confermano i leggerissimi cerchi marchesini che la rendono più agile e reattiva. I freni si affidano a pinze monoblocco Brembo M50 e la livrea disponibile è soltanto verde, che più Kawasaki non si può. L'arrivo delle bielle in titanio però fa schizzare il prezzo in alto. Servono 26.890 euro per portarsi a casa la Kawasaki Ninja ZX10RR 2019. La GSX-R 1000R del 2017 ha svecchiato di colpo la gamma sportiva Suzuki, compiendo un balzo epocale rispetto alla precedente, grazie a uno sviluppo legato molto strettamente alla MotoGP GSX-RR, da cui ha mutuato diverse soluzioni. Prima fra tutte, il sistema di distribuzione a fasatura variabile SR-VVT, che permette al 4 cilindri in linea Suzuki di unire una potenza massima di 202 cavalli a 13.200 giri, con una curva di coppia ai bassi e medi da sport tour di cilindrata superiore, con ben 118 Nm a 10.880 giri. Il tutto è tenuto a bada da una dotazione elettronica allo stato dell'arte con completezza ed efficacia. Dal punto di vista ciclistico, invece, la GSX-R 1000R resta assieme alla Aprilia la più conservatrice. Il suo telaio a doppia trave in alluminio sfrutta sospensioni meccaniche Showa BFF e BFRC. L'impianto frenante è dotato di pinze monoblocco Brembo e finalmente raccordi freno in treccia aeronautica per curare il problema di precoce affaticamento nell'uso in pista. Ma ecco anche la possibilità di variare l'altezza del perno forcellone per ampliare la possibilità di regolazione della ciclistica. Suzuki dichiara il peso in ordine di marcia a 203 kg. È la più economica delle 7 con i suoi 18.990 euro. È arrivata nel 2015 in questa versione e nella sostanza non è più cambiata, anche perché non ha avuto alcun bisogno. Infatti, se ben vi ricordate, è rimasta vicinissima alle migliori della categoria, come ha dimostrato nella comparativa dello scorso anno ad Alcarrà. Il suo motore con albero crossplane a scoppi irregolari unisce la coppia ai medi di un bicilindrico alla spinta agli alti dei plurifrazionati. È capace di ben 200 cavalli a 13.500 giri e 112 Nm a 11.500 giri. La gestione elettronica è stata, fin da subito, allo stato dell'arte.
la R1M è stata la prima a dotarsi di piattaforma inerziale a 6 assi, che le consente la gestione della trazione separata fra pattinamento e deriva. La ciclistica conta su telaio Delta Box a doppio trave in alluminio e sospensioni semiattive Hollins, aggiornate nelle logiche di funzionamento e nelle funzionalità di gestione, che dal modello 2018 sono state semplificate e rese più efficaci nell'impiego in pista. Aggiornamento con cui è arrivato anche il quick shifter in scalata, funzionalità che ormai mancava solo alla R1M e che l'ha resa quindi completissima. È forse la più estrema delle giapponesi, avvicinandosi molto per filosofia e personalità alle italiane. Il costo? 24.190 euro. Tutto chiaro? Capito tutto? Vi ricordate tutto? Assolutamente sì, anche i miei due neuroni. Ce la facciamo, se ce la facciamo noi ce la potete fare anche voi. Un po' di pazienza e nel prossimo video vi portiamo in pista con noi, vi facciamo vedere, vi raccontiamo come vanno tutte e sette queste meraviglie. Via!